Allora, Presidente, Comondo è la fiera della circular economy e ormai la circular economy è diventata parte integrante dell'azione, degli investimenti e delle utilities. In che modo? Beh, innanzitutto oggi siamo contenti di essere qui in presenza perché diciamo, è la rappresentazione vivente del fatto che i comparti in cui operiamo sono comparti infrastrutturali che rappresentano la dorsale proprio del nostro sistema economico, soprattutto in una fase come questa dove a fronte dei grandi impegni che abbiamo assunto nei confronti dell'Europa anche per poter beneficiare dei contributi del PNRR, abbiamo anche fissato degli obiettivi che dovranno essere raggiunti e questi obiettivi vedono le multi-utility e le utility in un ruolo fondamentale per raggiungere i target e quindi di fronte peraltro a una platea di investitori e di stakeholder molto ampia. Oggi qui vediamo rappresentato il massimo dell'eccellenza sia in termini industriali che di innovazione per tutti i comparti in cui operiamo, l'idrico, l'ambiente, ovviamente l'energia. Ci rendiamo conto, si può percepire proprio nell'aria il fatto che sono impegni rilevanti, che sono sfide che richiedono sicuramente tantissima capacità industriale che però è espressa e camminando attraverso gli stand la si può vedere toccare con mano. E soprattutto si tocca con mano la potenzialità che abbiamo domestica del nostro paese per delle sfide che possiamo sicuramente raccogliere ma che non possiamo assolutamente fallire. Quindi siamo qui, è bello rivedersi oggi anche perché le occasioni di confronto e gli spunti su come poter supportare questi percorsi di transizione energetica, di economia circolare per costruire quello che è un futuro sostenibile per il nostro paese sono percorsi che passano attraverso azioni concrete e un confronto come quello odierno, sicuramente quello di questi giorni, è fondamentale. Senta, quando parliamo di circolarità si pensa spesso e solo ai rifiuti. Invece in realtà ormai la circolarità è parte integrante anche dei settori dell'acqua e dell'energia, in che modo? Parliamo sempre di ciclo idrico integrato, è chiaro che l'operatore industriale ha più facilità a fare economie di scala riuscendo a gestire un processo dall'inizio alla fine, quindi dalla captazione al trasporto, al tema della depurazione e anche al tema del riuso dell'acqua. Oggi abbiamo parlato oggi anche di circolarità del settore energetico, perché anche il settore energia alla fine rispetto a quelle che sono le richieste della domanda, soprattutto in città metropolitane, è un settore a cui comunque occorre una chiusura a livello proprio industriale. Ecco, oggi qui lo vediamo rappresentato e lo possiamo, come avevo detto, toccare con mano e come le aziende si siano strutturando per cercare di gestire risorse che sono un patrimonio nazionale proprio nell'ottica di massimizzare il valore visto e considerato quelli che sono gli obiettivi che abbiamo e che dobbiamo raggiungere. Senta, e come in che modo il comparto delle utilities può accompagnare il Paese nel processo di transizione ecologica? Con la quotidianità, con la capacità di investimento e con la professionalità. Non nascondo che l'ambizione ovviamente ci sono, è chiaro che ci aspettiamo anche che ci sia un grosso supporto istituzionale, è stato detto oggi in occasioni, c'è bisogno di un grosso snellimento anche da parte diciamo del livello istituzionale per cercare di accelerare e di consentire alle imprese che in questo momento hanno capacità realizzative molto più ambiziose e soprattutto in tempi molto più rapidi di poter cogliere delle opportunità. Quindi noi ci siamo, che le istituzioni ci accompagnino con processi più veloci e che ci consentano peraltro di favorire e di massimizzare il processo di investimenti, perché l'investimento pubblico ci sono fondi che consentirci di creare dei percorsi accelerati per poter realizzare questi investimenti nei tempi utili. Grazie. Grazie a voi.